Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Adesso vi spiego tutto in cosa consiste questo tag. Si chiama Sotto l'albero ed è, allora, prima di tutto in collaborazione con SissyTube. Mua, un bacione Silvia. SissyTube qui su YouTube. Quindi qui sotto vi metto il link al suo canale e al video gemello a questo. Abbiamo fatto questa collaborazione, ci conosciamo da tantissimo tempo, ma veramente anni, e quindi mi farebbe veramente piacere che andaste a vederla. Lei parla molto di libri, però io vi avviso. Comunque, sono stata taggata da Melania Costantino. Mel, un bacione, andate a vedere anche lei, ovviamente. E mentre questo tag è stato creato da Laura Venturelli. Ciao Laura, e 1086.100, ciao Milli, che non conosco ma che conoscerò ovviamente dopo questo video, perché l'hanno creato loro. Allora, le domande le prendo da qui. E maestia, un po' più piccoli no, Vai, qui vanno bene. E basta, poi mi sono scritta un po' di appunti. Ok, possiamo partire in quarta. No! Ma prima non ce lo vogliamo dare? Un veloce sguardo al look al make-up, ma velocissimo, perché l'ho già fatto in 3500 altri video con questa palettina della New York Color. Se vi interessa, è la numero 943. Il rossetto è sempre il 515 di Kiko, questo. Questa volta non ho cambiato nulla. Ecco, perché sennò dopo mi dicono: ma stai lì a cambiarti per fare. Te ne frega te. Primo, secondo, oggi non avevo voglia, ma guarda un po'. E quindi ho tenuto tutto uguale. No, gli orecchini ho cambiato, è vero. Gli orecchini sì, li ho trovati là. E non li ho messi perché c'è il fucsia. Peccato siano color oro, intorno, che mi piace di più l'argento, però fa niente. I capelli li ho tagliati io. Andrò ad aggiustarmeli, però mi piacciono tantissimo così, mentre il taglio che mi aveva fatto la ragazza l'altra volta, no, non mi piace. Perciò, quando non mi piace, io mi devo sistemare da sola. Sì, faccio anche di queste cose. Basta, giusto? Camicia, magliettina, nascondiamo, perché sennò le puritane, le bigotte, le vecchie dentro, mi dicono, ma non puoi vestirti così. Cioè, loro hanno 20 anni e dicono a me, che ne ho, un pochino di più, che non mi posso vestire giovane. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non ci si può vestire giovani alla mia età? Non mi vedrete mai, a meno che non mi succeda, non lo so, che picchi la testa, ecco, e che non riconosca più me stessa. Lasciamo perdere questi argomenti. Farò un video a parte, come fanno le vere youtubers che fanno i video protesta. Chiudo YouTube, sapete i titoli fuorvianti? Ecco, lo devo fare anch'io, devo farmi furba. Ma guardate chi c'è qui con noi, Rudy. Se fate i bravi, poi alla fine ve lo faccio sentire, perché è la settimana di Natale, poi basta, poi viene messo via, segregato, basta. Allora, prima domanda, un regalo che non vorresti mai ricevere? Io vi risponderò un po' seriamente e un po' da ridere, ok? Perché quando ho letto le domande, ho preso degli appunti e mi è venuto così. Allora, che non vorresti mai ricevere? Cose da vecchia, ok? Se voi mi regalate, non faccio nomi, uno scaldino per il collo, per la cervicale, io il giorno dopo, cioè, lo regalo al primo che passa per la strada, ok? Io vi avvisavo, non voglio regali da vecchia, cioè il coso per la cervicale, la crema antirughe per il collo, cioè, ok? Le cose da vecchia me le faccio io da sola, cioè vedo una cosa, cerco di, ma non voglio regali da vecchia, assolutamente. Tutto il resto va bene. Un regalo che ti piacerebbe ricevere ma che non hai mai ricevuto. Allora, per ridere, la parte scherzosa di me direbbe subito i soldi. Ma datemi, regalatemi un bel milione di euro, mi basterebbero anche 500.000. No vabbè,
Questa è la parte scherzosa. La parte seria è che non mi hanno mai regalato libri. Non capisco perché, non so perché i miei parenti più cari non sanno questa cosa di me. Non lo so, ma non mi hanno mai regalato libri, veramente. Tocca a te dare i pacchi. Cosa vorresti regalare alle persone che ami? Allora, alle persone, allora, nella parte scherzosa risponderei i soldi, cioè c'ho proprio la fissa dei soldi, ma anche la salute, che effettivamente, diciamocelo, è la cosa più importante. Mentre, per parlare più seriamente, io alle persone che amo regalo le cose che piacciono a loro, ok? Io penso alla persona, penso al colore, che non è che regalo il rosa perché piace a me, no, penso, ah, piace il blu, molto bene, regalo qualche cosa di blu, oppure gli uccellini, regalo qualcosa inerente a quello, oppure i gufetti, regalo, capito? Faccio di tutto per pensare veramente, seriamente a una persona, ai suoi desideri, ai suoi gusti, senza spendere chissà che cosa, ma cerco di prendere le cose che piacciono veramente di più, e non a me, alla persona. Pacco grande, cosa conterrà? Una macchina, una bella Lamborghini, per andare in giro con la nebbia. Con la nebbia che c'è in questi giorni, mannaggia te, ad Desenzano c'era il sole. No, qui da noi in questo ridente solare paesino dell'entroterra, entroterra dell'Interland milanese, c'è sempre la nebbia. Mentre un pacco grande, cioè per una cosa seria, invece potrebbe essere un bel piumone. Un bel piumone mi piacerebbe. Mentre l'altra domanda del regalo, pacco piccolo, allora io direi diamante. O sempre. Mentre facendo i seri in un pacchettino piccolo, mi piacerebbe magari o un braccialetto oppure degli orecchini. Ecco, gli orecchini con me fanno sempre effetto, andate sul sicuro. Basta che non siano da vecchia, cioè le perle, no. Perché sono da vecchia? Ma da signora age, diciamo, le perle. Le mettono le ragazzine per sembrare più grandi. Quando si diventano più grandi, invece, perché probabilmente l'ho messa anch'io, ma quando si diventa più grandi dici, no, non le metto più. Poi è questione di gusti, eh. C'è chi le mette a qualsiasi età. Come al solito, io non dico niente, io parlo di me stessa. Poi, un pacchetto inaspettato, che cosa ti aspetteresti? Ma è un po' come cosa non ti hanno mai regalato, giusto? La domanda è un po' simile. Comunque, cosa ho scritto io? Come sorpresa, scherzando, direi tornare indietro nel tempo. Questo sarebbe il regalo più grande, più bello, più inaspettato che qualcuno potrebbe farmi, ma purtroppo non può accadere. E quindi vi dirò un regalo proprio inaspettato che mi farebbe felicissima: è un cellulare nuovo, un Samsung S7, si chiama quello nuovo. Ecco, mi piacerebbe quello, proprio sarebbe una sorpresa inaspettata, ma che nessuno mi farà, ma andremo avanti a vivere lo stesso, ad invecchiare soprattutto. Ultima domanda: pacchetto libresco sotto l'albero, un libro che vorresti ricevere e che ti ispira la magia del Natale. Allora, nessuno mi ispira la magia del Natale, già qua, mettiamolo in conto. Che cosa vorrei, me li prenderò, ma tutta la serie, tutto il finale dal quinto al decimo, ma i libri di Tess Gerritz in questo periodo, in questo momento della mia vita, visto che sono arrivata a sono arrivata al quarto, ma ce l'ho il quinto, è vero, Teresa me l'aveva mandato il quinto. Quindi dal sesto al decimo nessuno me li regalerà, però io li comprerò perché devo andare avanti e finire questa meravigliosa serie. Meravigliosa, poi. Sapete che Tess Gerritz mi fa molto, ma molto arrabbiare, perché lei è vecchia, vecchia dentro. Mi hanno scritto l'altro giorno le mie valorose e temerarie scritte che ha 63 anni e quindi ha 10 anni più di me. Ma avete letto, cioè avete sentito da me che cosa scrive nei libri? Quelli dopo i 50 anni lei proprio li metterebbe nelle case di riposo. Io ci andrei anche volentieri. Mettetemi in pensione e io vado nella casa di riposo, bellissimo.
per andare in pensione mi ci vorranno ancora 10, 12, 13 anni, che ne so, e quindi io resto qui e farò i video, ma poi ve li faccio anche dalla casa di riposo, ovviamente. Avevate dei dubbi? Molto bene, taggo chiunque voglia fare questo tag. Quindi, salutando le ideatrici di questo tag, Laura Venturelli e Milli 86100, io le ringrazio per aver fatto questo tag, così almeno abbiamo potuto rifarlo noi. Ringrazio Melania Costantino che mi ha taggata. Io taggo tutti voi, ve l'ho detto, sì. Un bacione a Melania, un bacione a Sissi Tube. Scusa, mi si è incerpicata la lingua. Sissi Tube, Silvietta, un bacione, andate a vedere a tutti ensemble. Adesso andiamo a vedere Sissi Tube. Un bacione a tutti e ancora auguri, 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 auguri. Ciao ciao raga, me l'ho dimenticata, avete ragione, non si finisce con gli auguri, no, assolutamente, si finisce con così. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao raga.